Allora, rieccoci in diretta con il sindaco Giovan Battista Castagna. Ci siamo interrotti per qualche secondo perché abbiamo avuto un problema di natura tecnica. Riprendiamo da quella che era la risposta che stavamo dando ad Antonio Sì, Cirillo. allora stavo spiegando la necessità di portare avanti qualsiasi, diciamo, problematica, nel senso di portare all'attenzione del comune e quindi del commissario il problema della propria casa. Ci stanno molti che effettivamente non hanno fiducia, non credono nella ricostruzione, forse anche perché ci sta pure qualche cattivello che ho sentito, che insomma li mette anche nelle condizioni, dice vabbè, ma non è inutile che fate niente, tanto non vorranno i soldi, non vorranno niente, ancora devono fare il piano, ancora devono fare questo, ma quando mai? Io la settimana scorsa l'ho fatto apposta a far vedere quelle due pratiche, l'ho fatto apposta per farvi rendere conto che non è vero questo fatto. Cioè, assolutamente noi dobbiamo veramente portare avanti, perché guardate, è vero che questo CAS ha la possibilità di poter anche metterci in una condizione, dice, vabbè, adagiata fino a un certo punto, perché poi voglio vedere uno che teneva un'abitazione adesso è costretto a stare in un fitto o arrangiarsi in altro modo e tenere tutta la proprietà lì inagibile. Quindi non ci credo che il CAS possa essere poi l'aspirina per questo male. Però è chiaro che molti si sono adagiati su questa situazione e non è così. Cioè, voi dovete necessariamente portare avanti. È chiaro che c'è necessità di sacrificio, di forza interiore. Allora date mandato ai vostri figli, alle persone giovani che magari hanno uno spirito diverso. Io capisco una persona a 70 anni, magari si deve ancora mettere a cercare il tecnico, la ditta, di fare il lavoro, va a guardare questo, va a guardare quello. Capisco che è un modo anche poco, diciamo, poco sentito, non ci stanno forze, insomma, per poter anche affrontare una cosa del genere. Allora date mandano ai vostri figli, fate in modo tale, credeteci in questa situazione. È chiaro, qualcuno dice sì, ma a me mi hanno detto che c'è un buco, cioè l'altro giorno, assurdità di assurdità, dice no, ma a me mi hanno detto che lì succede sempre il terremoto perché a Via D'Arezzo c'è una grossa voragine sotto. Cioè, non so da dove vengono queste cose, capisco che poi quando mi vengono a parlare di queste cose, quando mi dicono queste cose, io guardo pure la persona, guardo pure praticamente chi dice questa cosa e magari se la pure si convince pure del fatto, ma non è possibile andare incontro a queste sciocchezze, a queste dicerie. Qua, cioè, per poter portare avanti, qua per poter portare avanti il problema di costruzione, c'è necessità appunto di persone che hanno competenze e conoscenze in materia. Questo è il vostro compito, questo è il compito di chi praticamente ha avuto questo, diciamo, questa problematica derivante dal 21 agosto, certo, però non ci dimentichiamo che il problema condono, il problema accatastamento, il problema di allineamento tra padre, figlio, nipote, non so, e altri proprietari è un qualche cosa che già al 21 agosto non ci dovevano stare. Oggi qualcuno poi fanno sempre questo paragone al Centitalia. Allora io ci sono stato al Centitalia e ho deciso, e questa è la novità forse di oggi, ho deciso un fatto, perché poi alla fine, sai, Gaetano, a me, io non è che sono, voglio essere santo, non sono San Tommaso, ma e non voglio neanche essere, perché insomma andare a vedere per credere, insomma, è una situazione un po' antipatica. Però ho deciso, a spese mie, a spese degli amministratori, di andare praticamente a fare visita a dei comuni del Centro Italia per capire A, quali sono le procedure che si sono messe in atto, B, qual è lo stato di fatto, C, praticamente andare a capire effettivamente quali sono, diciamo, le visioni, quali sono i problemi, perché qua mi sembra che tutto. Per qualcuno che dice incentivi tali, incentivi tali, incentivi tali, qualcuno dice vabbè, a noi ci trattano come cittadini serie B. Allora io dico,
Va bene, cioè c'è possibilità che forse qualche misura sia passata lì e qui no, però non ci dimentichiamo che quali sono i problemi da dove veniamo. Non ci dimentichiamo una cosa, che quando poi si fa un'affermazione, questa affermazione deve venire perché magari si è constatato, non deve venire perché ci sta un retropensiero o c'è qualche cosa insomma da dover difendere. Allora la novità è questa: voglio, chiaro a spese nostre, andare a capire veramente. Io già ci sono stato più volte, perché insomma anche per fatto professionale ci sono stato più volte, e voglio veramente andare a constatare oggi come stanno le situazioni. Ma questo non perché voglio giustificarmi oppure voglio trovare la scusa per questo, lo faccio e lo farò anche per dare delle risposte concrete a chi magari utilizza il confronto, non tanto per aiutare Casamicciola a cammino fuori, utilizza il confronto per screditare il sottoscritto e l'amministrazione. E questo non è un fatto buono, perché ripeto, guardate, io l'ho sempre detto, il mio intento e il nostro intento dell'amministrazione non deve andare contro Casamicciola, perché è chiaro che poi tutto quello che verrà fuori sicuramente dicendo vabbè, l'amministrazione Castagna è stato capace di, e quindi il mio cognome verrà utilizzato per dire cose buone o cose non buone. Però è anche vero che per poter portare avanti certe cose c'è necessità che tutti condividono e tutti portano il proprio contributo, il proprio secchio d'acqua. Io lo dico sempre, il proprio secchio d'acqua tu lo devi portare, perché è inutile andare a criticare chi lo sta portando, magari anche in maniera disordinata, confusa e non precisa. Ma tu il tuo secchio d'acqua qual è? Il tuo piccolo contributo, perché poi alla fine la mia amministrazione si è distinta sempre del fatto che non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, cioè c'è stato sempre solo chi, noi dentro, e chi stava fuori perché non voleva entrare ha gridato, strilla, emana, fa enunciati, fa delle affermazioni, una volta sono 72, una volta sono 150, una volta sono 128. Allora voglio dire, io non voglio fare polemiche, perché la gente deve stare tranquilla e deve essere aiutata più che in effetti far valere le mie ragioni. Le mie ragioni a me io le metto da parte, i miei pensieri, le mie cose voglio mettere da parte. Io voglio portare avanti, noi vogliamo portare avanti quelle che è appunto la necessità per il mio popolo. Poi è chiaro che magari, non so, certe cose possono essere fatte in minor tempo, con più attenzione, con più profitto. Allora, alla fine, ecco, ben vengono certi suggerimenti, sì. Ma non è chiaro che andare contro a certe cose solo per mettere in difficoltà l'amministrazione Castagna, io credo che non serve a niente, perché, ripeto, non è possibile per poter fare dell'amministrazione Castagna un qualche cosa che magari di non positivo agli occhi di chi però fa politica, però buttare poi anche dalla torre anche il cittadino di Casamicciola. Allora, non è giusto. Altre due domande. Anzitutto una considerazione: Vincenzo Monti dice concordo con lei sia su questa tematica che su quella precedente dei buoni spesa, sul fatto che insomma è quantomeno deprecabile, per utilizzare un eufemismo. Lo stesso Vincenzo aggiunge: in questo istante cercano sempre di affossare. Vabbè, comunque. Vedi, per esempio, Gaetano, quando poi alzo un po' il tono, poi è chiaro che vengono fuori le polemiche. Invece le polemiche devono venire fuori quando si vede che effettivamente nulla si fa e niente si porta avanti. La settimana scorsa, per esempio, no, noi nel mese di dicembre lì abbiamo fatto presente il fatto che dove c'era la legge del sisma bonus, già dal 2012 è uscito, vabbè, all'epoca si parlava dell'85%, poi l'anno scorso, cioè nel 2020, si è arrivata al famoso 110%, però poi abbiamo fatto presente che avevano nel decreto di storia visto quel ritocchino per i comuni del centro Italia al 160%, cioè aumentare lì dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, aumentare il 50%. Ebbene, noi una semplice lettera, perché lì
noi dobbiamo effettivamente andare a poi prepararci e andare a prepararci, perché lettere, poi dobbiamo sapere rispondere. Secondo alcuni le lettere non servono, però. Vabbè, è già un fatto sbagliato, perché fare polemica, perché poi la lettera è qualcosa che di necessario, non c'è possibilità che faccio la telefonata al politico di riferimento e poi finisce tutto lì. No, c'è necessità di dimostrare, di far capire che lo stato di emergenza c'è stato, e quindi è giusto che, se siamo cittadini italiani, se si è fatto un principio, questo principio. Quindi oggi parliamo un'altra strada pure, insomma, interessante, dove c'è possibilità veramente di accreditare un pensiero sostanzioso, e quindi anche un'ulteriore soluzione per far fronte alla ricostruzione, è il sisma bonus, perché per le case inagibili praticamente c'è possibilità, che poi devo ancora approfondire, perché la legge non dice per le case inagibili, la legge dice dove sta, i comuni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, e quindi diciamo che tutto il comune di Casamicciola, il comune di Laccamena, il comune di Forlì, quindi c'è possibilità anche per l'abitazione che non è stata dichiarata inagibile poter, diciamo, accedere a questo famoso 50% in più. Questo è un fatto che lo devo ancora approfondire con Roma, e certamente sarà un fatto positivo, perché significa dire dare ancora di più possibilità anche alle case che fortunatamente, insomma, sono usciti indenne dal terremoto, di poter dare un ristoro ancora più alto. Due domande in una, prima di chiudere con una che devo rivolgere io al sindaco Castagna: ma una checklist sugli elementi e format da indicare obbligatoriamente nelle pratiche esiste? Non è possibile che una pratica si blocca per mesi per pochissime integrazioni banali, ma banali forti. Ho sentito che si sono persi più di 3 mesi perché la commissione non voleva che le planimetrie sui singoli fogli, ma su un unico foglio, oppure che mancava la leggenda. Ma che scherziamo, mesi ad aspettare, soldi pubblici buttati al vento. Poi la stessa persona aggiunge: per il sisma bonus servono gli stessi documenti che servono per una pratica di ricostruzione, non è che si accorciano i tempi. E già che ci sono, c'è anche Francesca che fa una domanda che è di tenore un attimino diversa, ma la materia più o meno mi sembra la stessa, quindi le accorpiamo. È possibile sapere quanto tempo ci vuole per far passare una pratica di condono? Dunque, dettagli nelle pratiche, differenza tra ricostruzione, allora, e sisma bonus, e allora, quello che ci chiede Francesco. Allora, la questione è questa: quando una commissione chiede un'integrazione, non deve essere visto come una cosa, una lesa maestà, perché nella sostanza, quando una commissione dà un parere, si assume delle responsabilità. A fronte di che cosa? Di niente, perché non diamo nemmeno il gettone di presenza. A fronte del fatto, vabbè, che ci si, insomma, da un punto di vista professionale è sicuramente una cosa positiva, un'esperienza positiva, sicuramente è un orgoglio, ma c'è anche poi l'altra faccia, cioè della responsabilità. Allora, io dico sempre, noi possiamo accettare di tutto, però è chiaro che dobbiamo sistemare le carte, perché, ripeto, il domani è sempre poi ricco di chi magari si alza dal mucchietto, che oggi dicono tutti viva Castagna, viva l'amministrazione Castagna, ma domani ti alza la mano e dici: ma come mai, insomma, lì non avete approntato questa metodologia, oppure per quella pratica perché non avete chiesto poi integrazione? Allora, quando una commissione chiede un'integrazione, non deve essere visto come un fatto di voler sfottere, di voler, ma c'è necessità appunto di andare conto. Anzi, io chiedo questo, che il fatto che ci sia tra la commissione e il tecnico incaricato dalla parte, ci sia questa rete, questo collegamento, è un fatto importantissimo, che guarda, che non è che si verifica in tutti i comuni. Qui c'è veramente una solidarietà e veramente una comunione tra la commissione, gli uffici, il tecnico, la parte. Perché? Perché innanzitutto tutti vogliono concorrere nel fatto di voler risolvere finalmente questi problemi, perché, ripeto, se oggi noi stiamo nelle condizioni di rilasciare decine di concessioni edilizie in sanatoria, è perché innanzitutto ci è venuto incontro la legge sul terremoto, e in primis perché praticamente c'è l'amministrazione Castagna si è assunto delle responsabilità e sta portando avanti questa procedura.
Per quanto riguarda il sisma bonus e la ricostruzione, la differenza ci sta. Il fatto principale è che in effetti il sisma bonus, così come per la ricostruzione, dobbiamo partire dalla legittimità del fabbricato, altrimenti niente si può ottenere, nulla si può ottenere come benefici statali. Quindi in sostanza questo era quello che poi dicevo già 3 anni fa, che poi si è verificato anche nella legge sisma bonus, ma a livello nazionale, non solo nei territori colpiti da sisma. Praticamente, se non partiamo da una fabbrica legittimata o legittima, non c'è possibilità di poter pigliare un euro di ristoro dai fondi pubblici. Non c'è possibilità nemmeno di portarli in banca per ottenere un prestito personale, perché la banca vuole solo fabbriche legittime. Quindi voglio dire, questo fatto non l'ho inventato io, è un fatto costituzionale, è un fatto decretato che sta scritto a carte cubitali. Quindi chi dice, perché ci sta anche questa dicevi, chi dice, ma io a me mi devono dare i soldi e basta, che è sto fatto lo quando? Cioè, è un obbrobrio costituzionale, cioè io dico soldi a te, dove la cassa praticamente te la sei costruita abusivamente, è venuto il tema, te l'ha buttato giù, poi ti do i soldi pure per ricostruirla, però rimane sempre abusiva. Cioè, è un qualche cosa che da un punto di vista proprio di costituzione, cioè non lo so, in quale paese potrebbe venire fuori una roba del genere. Siamo ai titoli di coda, la nostra signora ha ascoltato la tua risposta, dice nessuno contesta il merito, ma più planimetrie sul foglio oppure sull'unico foglio non è il merito, i fogli si possono mettere pure uno accanto all'altro e valutare allo stesso modo. Chiaro, poi, poi c'è Evan Di Costanzo che dice super sindaco, quindi ogni tanto di fronte a tanta gente che si lamenta, e abbiamo finito. Una domanda però ce l'abbiamo in sospeso la settimana scorsa. No? Bravo, l'assegno di maternità. No, perché poi esci di qua e tutti quanti. No, e tutti la questione dell'assegno di maternità, ci ne andiamo a casa. Sì, anche lì hanno chiamato pure a casa, c'è stato un po' di lavoro da fare, perché insomma molti fanno la domanda, però insomma. Mancano tutti i documenti e l'integrazione, hanno chiamato, hanno stilato questa cosa, insomma, ed è finita, credo che insomma anche lì la data termine è pronta per uscire. C'è Francesca Morgera che mi dice non ho sentito la mia risposta, potrei essermela persa io, allora chiedo un attimo a Francesca se me la può riscrivere un attimino nei commenti dalla pagina. Però vedo una cosa, Greta, scusami, perché questa qua effettivamente ci sta un seguito a questa diretta che sì, non questo veramente allora, mi fa piacere questo, perché poi alla fine insomma, un attimino, e questa è la volontà nostra. Chiedo un attimino a Francesca se è possibile di riscrivermi la domanda. Intanto leggo quella di Maria Rosaria. Buonasera, sì. Laddove nella pratica di ricostruzione fosse necessario per motivi strutturali modificare l'assetto orografico dei, andiamo sul difficile, dei terrazzamenti a tergo della struttura, essendo noi vincolati paesaggisticamente, è prevista una pratica per snellire i tempi di risposta da parte della sovrintendenza. Nel frattempo Francesca mi ricorda che lei aveva chiesto lumi relativamente al condono, ma siccome mi scrive solo il condono, se le posso chiedere di fare il copia e incolla della domanda, sì, in modo che non faccio una brutta figura la seconda volta. Lì andiamo nel tecnico e nello specifico innanzitutto. E quindi cerchiamo di essere anche così, perché chi ci ascolta poi... In sostanza, vedete, cioè quando si rilascia una concessione è chiaro che l'aspetto idrogeologico, l'aspetto della mitigazione del rischio, la necessità di andare anche a diversificare, a variare quello che è l'aspetto pure paesaggistico, è un fatto, diciamo, poi innanzitutto deve essere un fatto importante, derivante da una necessità, non può essere solo un aspetto architettonico di volontà, perché insomma sta roba non è possibile attuarla. Quindi anche in questo, nelle pratiche, c'è anche, diciamo, questo aspetto molto molto importante che in più delle volte, diciamo, porta innanzitutto delle necessità, delle tempistiche diverse. Quindi è chiaro che poi l'aspetto specifico lo possiamo solo andare a caratterizzare singolarmente, non lo possiamo generalizzare. Cioè l'amministrazione nostra è stata sempre un'amministrazione che ha cercato sempre di
di guardare quello che è il problema, di andare a individuare le fasce più grosse e quindi di andare a smaterializzare quanto più possibile il problema, per poi andare alla fine solo a diciamo fronteggiare quei problemi singolari che magari ci vuole più tempo e ci vuole più attenzione. A Sanremo dicono stop al televoto, io dico stop alle domande. Avevamo il debito con quella di Francesca, adesso me l'ha descritta, effettivamente mea culpa, chiedo scusa alla signora, l'avevo in quel casino di domande che andavano e venivano dimenticata io. Volevo sapere quanto tempo ci vuole per far passare una domanda di condono. Allora, una domanda di condono, lì dove diciamo l'allineamento tra stato dei luoghi, domanda di condono, è chiaro che poi la difficoltà, molti, anzi la stragrande maggioranza delle pratiche non sono nemmeno oggetto di un solo condono, perché sono tre leggi di condono. Quindi molte volte, ecco, dire ma ci vogliono mesi e mesi, è chiaro che è anche dettato dal fatto che mio nonno ha fatto la domanda dell'85, mio padre ha fatto la domanda dell'85, ha fatto solo la domanda. Poi c'è stata mia mamma, mia zia che ne ha fatta la seconda del 95, poi c'è stato, io che nel 2003 ho fatta la terza. È chiaro che tutti questi passaggi concorrono sicuramente a che cosa? A dover necessariamente allineare quelli che sono i stati dei luoghi, i stati di fatto e lo stato di progetto. Quindi nella sostanza c'è possibilità appunto che la cosa poi venga variabile. Allora dire che c'è un tempo standard per poter dire vabbè presentazione, rilascio, è impossibile dirlo. Possiamo solo dire quali sono i passaggi. I passaggi sono presentazione, istruttoria, commissione regionale del paesaggio, sovrintendenza, quindi autorizzazione paesaggistica, determina quindi praticamente del fatto che bisogna appunto andare a capire quali sono i costi di costruzione, gli oneri da pagare, quindi, e poi rilascio del permesso a costruire. Tutti questi salti da un ente a un altro, da una commissione all'altra, più la pratica è semplice, nel senso che magari c'è un solo domanda di condono, quello è lo stato di fatto, quello è lo stato di progetto, quello è stato all'origine, tutto questo praticamente comporta che cosa? Un minor tempo. Lì dove c'è una problematica geologica, una problematica sismica, altre questioni legate ad altri fabbricati limitrofi o vicini che magari la domanda si intreccia perché prima il fabbricato era di una sola proprietà e oggi invece si presentano altri fabbricati o altri proprietari, è chiaro che lì aumentano, diciamo, che cosa? I tempi, aumentano i tempi, ma aumentano anche poi le problematiche necessariamente. Allora ecco, ripeto, alla fine un tempo standard è inutile andarlo a dire. Chi dice ma io in 3 mesi subito, cioè sta dicendo una cavolata, sta dicendo qualche cosa tanto per. Però se andiamo nello specifico, anzi io invito la signora Francesca a seguire innanzitutto sempre la diretta, ma a venire al comune, prendere un appuntamento con l'ufficio tecnico e rendersi anche conto di quello che è l'elaborato, in modo tale che la signora Francesca potrà rendersi innanzitutto conto di quello che sto dicendo e anche poi portarlo fuori questa cosa, perché magari la diretta serve anche a questo, credendo, cioè nel senso che una persona magari si rende conto e poi la stessa persona che va a portare fuori il problema e quindi va la causa, ma va anche poi a dettare quelle che possono essere le diciamo le soluzioni. Nonostante la tecnologia, il passaparola resta sempre la migliore forma di pubblicità. Tempo standard, dicevamo, sì. Il nostro è scaduto. Noi torniamo mercoledì prossimo, se non ci sono errori o impegni istituzionali. Sì. In ogni caso torniamo sempre durante la settimana. Ricordo la nostra pagina Facebook, Francesca dice che seguirà il tuo consiglio e niente. Grazie. Ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle 15, minuto più minuto meno. Vi ricordo anche il nostro servizio WhatsApp 348 613 2957, iscrivetevi per ricevere sempre tutte le info utili da Casa Micciola e qualche volta non solo, visto che in tempi di Covid, voglio dire, ci sono tante notizie che accomunano un po' tutte le realtà. Ci vediamo la settimana prossima, grazie al sindaco e grazie soprattutto a chi ci ha seguito. Buonasera a tutti voi e vi ringrazio della pazienza anche per i ritardi in certe situazioni, salta la diretta, insomma
Però ecco, sono contento che c'è tutta questa attenzione, sono contento anche del fatto che molti cittadini ecco, sentono la voce del sindaco e riescono anche a percepire poi quelle che sono le difficoltà e tutto il lavoro che si sta facendo. Grazie ancora, buonasera, arrivederci e alla prossima settimana.